Siamo con Antonina Maddaleno della Tropicana Dance, una figura importante a Mrs. Mary per la danza, tra l'altro una persona molto importante oggi per la danza nazionale, è nata e cresciuta da lei. Bene, siamo pronti per l'inaugurazione di domani, qua ci sono le prove e allora Antonina, una grande emozione. Ma veramente grande, dopo tantissimi anni abbiamo un palazzetto, stage, vengono i professionisti. L'altra volta per esempio sono venuti dei professionisti da noi. Certo, la mia scuola di ballo non è così grande da poterli ospitare. Questo potrebbe essere un punto di raccolta anche per degli stage nazionali, soprattutto quando ci sono Luca e Alessandra, possiamo invitare anche gente che viene da fuori. Senti, un sogno che si avvera, un'opportunità per Mrs. Mary, come dicevi tu, ma soprattutto un punto che coagulerà veramente la Mrs. Mary che rinasce, i giovani, e questo significa fare ulteriormente anche sport, e può diventare Mrs. Mary un polo, non dico nazionale, ma probabilmente regionale, di quello che può rappresentare anche la danza. Certo, questo è un bel palazzetto comunque, è abbastanza grande per un paese non è, come Mrs. Mary, che non è tanto grande. Avere un palazzetto, avere un luogo come questo è importante. Senti, qual è oggi l'emozione nel vedere questo e cosa proverai domani? Penso tantissima emozione, anche perché ballare a Mrs. Mary, abbiamo ballato sì in piazza, abbiamo ballato magari a San Giuseppe, però ballare dove c'è quasi tutto Mrs. Mary che ci guarda è importante. Quindi una nuova casa per lo certo, sport Mrs. Mary. Sì, certo, ma anche per chi viene da fuori, possiamo ospitare anche gente da fuori a quanto pare. In bocca al lupo. Grazie, grazie Valentino.